troviamo praticamente nella parte centrale di quello che sarà il futuro capannone, dove qui ci saranno le linee di assemblaggio. Nella prima campata, queste qui sono la linea di trattamenti superficiali, quindi sacchiatura, cucitura a forno. Queste sono due campate di assemblaggio e questa è una campata, diciamo, di stoccaggio materiali. Più metteremo qui, ci sarà una palazzina d'uso uffici per i nostri operai e per gli ospiti, anche per i clienti che vanno qui a vedere il mare. Sarà nell'angolo laggiù. Esatto. E questo, insomma, vogliamo rendere la partecipe di questa. Ricordavo prima, quando iniziamo un po' i ragionamenti, sì, l'importante è la soddisfazione, deve essere la vostra prima di tutto, perché rispetto agli obiettivi che vi siete posti. Noi siamo allineati con i nostri obiettivi, sia temporali che, diciamo, che di business. Quindi non vediamo l'ora che lo stabilimento poi possa essere completato per poterlo utilizzare, ma questo avverrà più o meno verso la fine dell'anno. C'è stata anche una grossa collaborazione, direi, tra le istituzioni del comune, i tecnici del comune, con i nostri professionisti che hanno lavorato al progetto. Quando ci sono degli obiettivi che sono coincidenti, poi anche la volontà di stimolare le strutture tecniche, sia le vostre, insomma, sia voi che con i vostri tecnici, siano nei confronti dei nostri, alla fine il risultato si raggiunge. Non è sempre così, bisogna essere molto chiari e realisti, nel senso che questo veramente per noi è un elemento significativo proprio e singolare per questo, perché molto spesso le tempistiche si diluiscono, a volte anche perché c'è una incompatibilità tra le esigenze dei tecnici a cui si affidano le imprese e la dimensione con cui i nostri guardano i lavori. Qui, secondo me, aver seguito il percorso passo dopo passo e avere stretto comunque una serie di relazioni ci ha molto aiutato. Ma io infatti ricordo... Secondo me questa è un po' una chiave di volta che ci deve servire anche a ripetere questo tipo di meccanismi e di sistema. Quindi alla fine la qualità anche la qualità delle relazioni tra le persone conta. In questo caso, dal mio punto di vista, ha significato molto. Io ricordo anche in certi momenti telefonate quasi quotidiane con l'assessore Tarozzi, con l'architetto Montanari per alcuni scoldi che ogni tanto, ma insomma è stato veramente comunque un approccio molto molto collaborativo. Avere avuto la possibilità di avere un canale diretto con le istituzioni sicuramente ci ha aiutato molto. Pochi credevano che saremmo riusciti a portare avanti il progetto in questi tempi, che a detta degli esperti e dei tecnici sono i tempi che non si sono mai visti. Sei mesi mai visto. Bene, diciamo che tutti quanti abbiamo un ringraziamento anche ai nostri tecnici che hanno lavorato in maniera veramente esemplare in questo. Sì, questo dovrebbe diventare la normalità, dovrebbe diventare la cifra con la quale si lavora. Però ribadisco, non dipende solamente dalla capacità che ha il pubblico di lavorare, di operare, ma anche dalla sintonia che si crea con chi poi deve realizzare il progetto. Questo diventa fondamentale. Chiedo se si può fare un applauso per ringraziare la giunta, il sindaco che sono venuti a trovarci. E poi questa era anche una scusa per tenervi qui a fare un po' di lavori. Beh, mi sembra la cosa più... I badili sono due però. Ovviamente, come sempre, queste foto si prestano a una serie di battute ironiche sul fatto che... Però noi ci prestiamo volentieri. Via. Molto bene. Via. Bravi. Un'altra, che se no non siamo più. Adesso è una competizione.